ci tengo in premessa a ringraziare la squadra di Noi con Salvini e i ragazzi con cui abbiamo ragionato, discusso, telefonato per settimane e settimane, poi hanno fatto una scelta di amore per la città e non hanno fatto un passo indietro ma hanno fatto un passo in avanti, permettendo alla città di avere un candidato sostenuto da tutto il centrodestra. Quindi oggi non saremmo qua se questi ragazzi non avessero fatto una scelta di amore per la loro città, e li ringrazio di cuore perché so quello che può essere costato. Quello che può essere costato verrà ripagato la sera dell'11 giugno, ne sono convinto. Ritenetemi arruolato se ci sarà il ballottaggio tra l'11 e il 25 di giugno, ovviamente mi sembra che ci siano 7 candidati. In due si giocano il secondo tempo, probabilmente nel campo avverso avevano già dato la partita per chiusa, però la partita è tutt'altro che chiusa, anzi io penso che all'Aquila, come a Genova, come a Padova, come ad Alessandria, come a Como, come a Piacenza, si possa segnare una vittoria politica che ci porterà a settembre, a ottobre, a mandare a casa anche Renzi, Gentiloni, La Boschi, Alfano, Verdini. Divide o unisce Matteo Salvini, il fondatore del movimento Noi con Salvini, lascia sempre il segno. È riuscito infatti a fare il pienone in un pomeriggio piovoso in cui è arrivato in città per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Pierluigi Biondi. Lavora agli aquilani e liberare la città dalle caste, i punti forti del discorso di Salvini a sostegno di Biondi. Prima gli italiani, prima gli aquilani, in questo caso per le case popolari, per gli appalti, per i lavori pubblici, per i bonus bebè, per i bonus per l'affitto. Non è possibile che il PD si occupi del diritto dei migranti ad avere una casa e un lavoro e ci siano aquilani, marchigiani, umbri, italiani fuori dalla casa e fuori dal negozio da anni. Quindi il sindaco Biondi all'Aquila su questo lavorerà 24 ore su 24, prima gli aquilani su tutto.